partire con noi. Oggi vi racconterò di quella volta che sono andato a Cafarna. Mi ricordo che quando arrivai lì, entrai in una sinagoga e parlai con uno degli scribi che era presente quando Gesù era lì. Ciao! Salve! Si dice che Gesù sia venuto qui con i suoi primi 4 discepoli. Lei lo conosceva? Sì, ero qui quel giorno lì. Perché sa, io lavoro qua, sono uno scriba. Ero lì e... che dire? Mi sono proprio spaventata. Ero sconvolta, c'era questo indemoniato che ha cominciato a urlargli contro, ma gli diceva cose tipo... E poi... Che sei venuto a fare qui, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io ho avuto tanta paura, mi sono messo un attimo da parte, però ho guardato tutto, Sì, e come reagisce Gesù? Gesù, semplicemente l'ho guarito. E poi? E poi, come se nulla fosse, tranquillamente si è seduto e ha cominciato a parlare con tutti, a spiegare le scritture. Io ho capito tutto quello che ha spiegato, lo spiegava in modo così tranquillo, semplice. E niente, è stato il primo di quelli che ha guarito, ne ha guariti tantissimi altri, anche la suocera di Simone, che lui chiama Pietro, come avete presente, no? Sì, se ne parla molto in Galilea, soprattutto. Parla anche di Cafarna. Sì, poi Cafarna, dopo quell'avvenimento, era rinata, cioè Gesù aveva portato questa consolazione, no? Aveva guarito un uomo posseduto, quindi la città era proprio cambiata. E adesso? Adesso, sai, le cose succedono, però gli uomini fanno presto a dimenticarsi di quello che è accaduto. E io, come quelli che erano presenti qui quel giorno, abbiamo questo compito, ricordare e raccontare agli altri, quindi anche a te, quello che è successo, così che nessuno poi se lo dimentichi più. Ok, grazie mille per il suo racconto. Di niente, arrivederci e buon viaggio. Grazie.